Ancora platano, perché sì, no? Sì, ma oggi facciamo la pizza. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Bene, se avete cambiato canale l'avrei fatto anche io, perché non si può sentire questa pizza fatta col platano. Nel senso, fai la pizza e poi al posto del salame ci metti il platano? No, faccio il pane in pasta col platano. E che cos'è? Non lo so, ora vediamo, se è una sperimentazione. Sto sperimentando le varie forme di accomodamento del platano in cucina e voglio provare questa pizza che, se viene buona come sembrava nella ricetta che ho letto, è una figata pazzesca, perché tu potresti mangiare pizza anche tutte le sere senza avere quel carico di carboidrati pazzesco e di calorie che invece apporta la pizza. Alt, io con questo non voglio dire che da oggi mangerò pizza di platano e non mangerò più la pizza, piuttosto mi taglio le mani. No, quello no, però la pizza è sacrosanta. Diciamo che questo è un accomodamento per tutte quelle persone che magari non possono mangiare glutine e che quindi possono trovare in questa un'alternativa valida, come fu tempo addietro per la pizza del cavolo, questa qua che vi abbiamo fatto molto tempo fa, fatta con i cavolfiori, che era buonissima. Buonissima. Ragazzi, non hanno il sapore della pizza, mettetevi il cuore in pace, però possono essere delle scene sfiziose. E mentre gli altri mangiano la pizza, magari voi non vi rosicate i gomiti dall'invidia e potete avere un'alternativa golosa. Bravo. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed eccoci pronti per la nostra ricetta della pizza di platano. Sì, cos'è una pizza di platano? Una pizza fatta con questa robina qui. Scusa, e allora, la sbucci, c'è già. Non è una pasta. Banana, è un platano. È un platano. Allora, due platani per una teglia grande di pizza, un pizzico di sale e dell'olio extravergine di oliva. Questo per quanto concerne la base pizza. Poi, come condimento potete mettere quello che volete. Io metterò del pomodoro fresco, del formaggio e delle olive. Una la farò molto sì, molto rustica, però alla carrettiera col pomodoro fresco. Ah, battuto. Ma ve lo faremo vedere nella seconda parte della nostra ricetta. Intanto mettiamo i due platani al forno a 180 gradi per 35 minuti, 35-40 minuti, fino a che non saranno tutti neri. Ci vediamo a platano cotto. Per il condimento, come vi dicevo, io andrò molto a crudo, che però cuocerò. Allora, userò dei pomodorini piccadilli, qualche oliva nera che non devi toccare perché sono appena queste, non ce ne sono più. Allora quindi io uso queste nostre siciliane condite buonissime, dell'olio extravergine d'oliva, del sale e io non userò la mozzarella, ma userò un provolino fresco. Però voi, se volete, utilizzate la mozzarella. Sapete perché non lo utilizzo? Perché essendo la prima volta che faccio questo genere di pizza, vuoi capire? Ho paura che spandendo l'acqua l'impasto non tenga bene. Facciamo una prova, casomai poi faremo altre pizze, altre varianti di pizza. Perfetto. Con il platano. Allora, cominciamo con il ridurre in piccoli pezzettini tutti i pomodori. Ovviamente noi, non essendo né fruttariani né vegani, mettiamo la provola dolce o il formaggio in generale, ma se voi abbracciate, se voi siete fruttariani, già la sapete fare questa pizza qua, mettete solamente frutti. Per frutti si intendono anche peperoni, melanzane, pomodori, appunto tutto ciò che contenga dei semi. Se invece siete vegani, potete sostituire il provolino con qualunque preparazione simile formaggio che vendono in tutti i negozi bio. Quindi variate come si varia appunto su una pizza. Questa è la non pizza, diciamo così, di platano. La chiamiamo la non pizza, per non offendere i nostri amici napoletani e per non offendere nessuno, perché capisco bene che non è una pizza, ma per convenzione, diciamo, tutto ciò che ha forma di disco con del pomodoro di sopra pizza. È più facile chiamarlo pizza, anche per il titolo. Tra parentesi, leggerete la non pizza di platano, così cerchiamo di tamponare il più possibile, perché anche noi teniamo
abbiamo l'orgoglio della pizza, non certo, soltanto i napoletani. La pizza è patrimonio italiano, però ci sono delle persone che per differenti motivi non possono mangiare farina glutine, che non possono mangiare la bella pizza, e i allora i motivi sono vari, i motivi anche etici, quello anche, che vogliono, anche solo la curiosità. Certo, certo, quello che vi pare. Noi siamo open mind, quindi certo, quello che vi pare, chi non può mangiare quella. Vediamo se questa alternativa è un'alternativa buona, perché a noi quello interessa, che sia buona. Tra i pomodori spezzetto sin da subito anche le olive, in modo che proprio si prenda tutto del sapore rustico. A questo punto saliamo, un giro d'olio e mescoliamo il tutto ben bene. La provoletta invece la metteremo a fette sopra. Ok, mettiamo da parte. Anzi, approfitto per chiedere a voi quali formaggi buoni esistono come formaggi vegetariani. Ecco, scambiamoci delle informazioni, magari lasciamolo scritto tra i commenti per gli amici che ci seguono. Devo essere sincera, a me le preparazioni a base di soia lavorata non piacciono per niente, preferisco mangiare del formaggio piuttosto che una preparazione di soia lavorata. Però ci sono tante persone che invece non possono mangiare il formaggio e che quella è l'unica cosa che gli dà la parvenza del formaggio. Allora magari se voi siete vegetariani, siete vegani e avete già una conoscenza in tal senso, potete sopperire alla nostra lacuna di informazioni, perché noi invece in questo senso qua siamo veramente sprovvisti di nozioni non consumandoli. Lasciando detto tra i commenti quali sono i formaggi più gustosi, quelli più similari, quelli che arricchiscono un piatto piuttosto che rovinarlo. Quindi lasciate tra i commenti tanti suggerimenti per la sostituzione del formaggio. Con cosa di buono si può sostituire un formaggio normale nel mondo vegano? Brava. Grazie per chi vorrà aiutare a fornire un servizio. Sì, perché sai, io mi confondo con tutti questi vegani, fruttariani. Sì, è un mondo bellissimo, pieno di persone con ariani, non si sta capendo più niente. A me piace la varietà di genere, proprio di cultura a tavola, quindi io sono veramente aperta a tutto, ma so anche di non poter fornire strumenti a tutti. Quindi se voi siete più addentro in questo mondo di me, e allora dateci una mano. YouTube serve per questo, è una community che offre un servizio, ma anche voi ne fate parte, offrite il vostro servizio mettendo qua sotto tra i commenti i suggerimenti più idonei a chi ci segue. Grazie. Ed ecco qua i nostri platani. Wow. Adesso, senza ustionarci, ma ancora da caldi, sbucciamoli. Uno mi si è aperto, un po' perché era maturo. Come le castagne. Tipo, hanno un buonissimo odore, guardate. E si sbucciano facilissimamente, come le banane, appunto. Cosa che di solito non avviene col platano. Tagliamoli a fettine. E adesso metto tutto nel bicchiere del mixer, metto un pizzico di sale e faccio andare un attimo solo il platano. Ok, quando vedo che le pale arrancano a prendere il tutto, metto due cucchiai d'olio, uno per ogni platano. Va bene, quando è tutto ben frullato mettiamo un attimo da parte. Una volta ottenuto questo impasto, con la spatola lo verso tutto, io lo verso sulla carta forno. Ora vi lascio nell'info box il link da cui ho preso questa ricetta, in cui mi pare di averlo letto lì, perché ho letto 200 cose, quindi adesso non ricordo più cosa ho preso da dove, da cosa. In più veniva detto che è meglio utilizzare il platano acerbo, e io credo che sia per una questione di tenuta dell'impasto, perché il platano maturo dà una collosità maggiore. Quindi se voi riuscite a reperirlo, il platano che sia ben verde, il mio invece era già un po' ingiallito. Metto su un altro foglio di carta forno e schiaccio a creare proprio la mia pizza. Ok, la nostra base è bella e pronta.
la passo sulla teglia e la metto in forno a 180 gradi per 10 minuti, poi la tiro fuori e la condisco. Dopo 10 minuti di cottura mettiamo il primo condimento. Dico il primo condimento perché io prima metterò i pomodorini e poi 10 minuti prima di tirarla fuori dal forno metterò il formaggio. E allora la farò stare 30 minuti in forno a 180 gradi con i pomodorini e le olive. Forno ventilato. Mentre poi la farò stare soltanto 10 minuti con l'aggiunta delle fettine di formaggio, ma lo vedrete. Comunicazione per i curiosi: abbiamo assaggiato l'impasto, perché volevate che noi non assaggiassimo l'impasto prima di mettere in forno? Allora, il sapore è un mix tra una patata, la zucca e la castagna lessa, come se tutto fosse mixato insieme, vero? È dolce, è buono, è molto carbo come gusto, pur non avendo carbo. In forno a 180 gradi per i prossimi 30 minuti. Attenti ai bordi: se li vedete troppo scuri, allora tiratela fuori prima, perché ogni forno va a sé. Io la metto nel ripiano mezzano del forno. Ed eccola qua, 10 minuti prima di essere tirata fuori definitivamente dal forno. Metto adesso la provolina, anzi sapete che faccio? Io la sfrangio un po' e la metto più disordinatamente. A me queste fette tutte tonde mi pare una pizza troppo americana. Starà altri 10 minuti in forno, sempre alla stessa temperatura, e dopodiché la tireremo fuori e la gusteremo. La mia è molto sottile, perché vi ricordo che io la pizza, questa la mangio io, Gabriele l'assaggerà, credo, o forse se la mangerà tutta, ma io la pizza l'amo molto sottile. Però facendola sottile va incontro a una cottura molto veloce. Voi invece, se la fate più spessa, tenetela un po' di più in forno. Ad occhio si capisce se va bene il tempo. Bene, vado a infornare. Ci vediamo tra 10 minuti. Ed eccola qua la nostra bellissima, perché di essere bella, sì, vero? È vero? Bellissima pizza. Vi diremo alla fine del video se è anche buonissima. Bene, adesso la faccio raffreddare 5 minuti, dopodiché la taglio in quarti, la metto nei piatti, faccio le foto e noi ci vediamo subito dopo aver ammirato queste foto di questa bellissima pizza. Che bellina! A dopo! Ciao! Che pensi di questa pizza? Bene, mi è piaciuta, è particolare, però buona, devo essere sincero. Non è la pizza, ragazzi, non immaginate di mangiare la pizza napoletana specialmente. No. È molto croccherella, è buona, ci sta di più per cuocere rispetto alla pizza normale, quindi tenetela in cottura molto e soprattutto non abbiate la pretesa che venga fuori una pizza con lo stesso sapore di quella fatta con la farina. Però è una pizza molto gradevole e soprattutto non è nauseabonda, perché molto spesso queste pizze fatte con le verdure, con i succedanei, diciamo così, alla lunga stufano oppure risultano pesanti. Per esempio la pizza del cavolo, Dio, non è che la puoi mangiare 2-3 volte di seguito, perché dopodiché vai in bagno, certo, e non esci più. Invece questa risulta molto più amabile e molto più vicina alla pizza normale di quanto non fosse quella, che già comunque era un'ottima alternativa. Provatela e ci farete sapere. Ma diciamo, non chiamiamola pizza, chiamiamola la non pizza di platano, va bene? La non pizza di platano, però è buona, ok? Va bene, e quindi se il video vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciatemi un platano all'insù. un pollice grosso all'insù, e quindi mi raccomando, continuate a vedere questi video, condividete i video e iscrivetevi al canale. Noi non vi preoccupate, perché la cucina tradizionale torna prestissimo, sin dal prossimo video. A me piace ogni tanto sperimentare, lo sapete, è anche il bello del variare. Perfettissimo. Noi ci vediamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao, ciao!